Il gruppo operativo FICO nasce in Sicilia da tre poli produttivi, come quello del FICO d'India dell'Etna DOP, da Catania, città del barocco, parla della valorizzazione del frutto. La sfida, simulare un processo industriale sostenibile, con un criterio pig-like, estrarre gli elementi utili. 9 sono i partner, il capofila, Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia per il trasferimento tecnologico, l'Università di Catania, detentore e validatore scientifico delle innovazioni, l'OP e 3 aziende agricole come attuatori dell'innovazione, altri attori della filiera e chi vi parla come innovation broker. Le innovazioni di processo e di prodotto introdotte hanno riguardato il fico d'India, separato meccanicamente nelle varie frazioni. Dalle bucce, con sistema di estrazione a microonde solvente free, sono stati ricavati bioprodotti ad elevato valore biologico quale betanina, indicassantina e pectine. L'olio, invece, ottenuto per estrazione a freddo dai semi, ha eccezionali proprietà cosmetiche. L'innovazione di prodotto ha riguardato anche i trasformati del succo di fico d'India, quali la purea, arricchiti di indicassantina per l'ottenimento di un superfood ad alto valore aggiunto e nutraceutico. Gli scarti ultimi del processo sono stati inseriti in un digestore anaerobico che ha restituito digestato liquido e solido, utilizzato come ammendante, restituendo alla terra ciò che dalla terra è stato sottratto nel solco dell'economia circolare. I risultati positivi ottenuti con una simulazione di un impianto pilota per avvicinarsi sempre di più a parametri tecnici economici propri di una industria sono stati confermati dalla validazione economica che evidenzia come il processo sia realizzabile e produce nuovo reddito e occupazione. Difatti, è possibile rendere già da subito scalabile il processo con la realizzazione di un impianto ammortizzabile in 5 anni, un modello in grado di generare nuovo valore aggiunto e replicabile in altri territori di produzione. Votare EBioScart è un gesto di responsabilità per favorire l'agricoltura sostenibile a servizio delle generazioni future.